ambizioso il programma di Renzi, secondo lei Gasparri, oppure c'è qualcosa che veramente si può fare? A parte alcuni obiettivi generici che condividiamo, pagare le imprese che devono avere i soldi dalla pubblica amministrazione, ridurre il costo del lavoro, mi pare che sia arrivato abbastanza impreparato all'appuntamento, forse ha voluto bruciare le tappe, quindi può solo migliorare perché il discorso non è stato all'altezza delle previsioni. Mi attendevo un vibrante messaggio al paese di stampo kennediano. Invece il discorso è stato abbastanza scialbo, mani in tasca, ha detto Giuliano Ferrara che gli è sembrato più il sindaco di Campi Bisenzio, neanche di Firenze. Delusione anche tra i suoi, ha cercato all'inizio di evocarne il tifo, non c'è riuscito. Sono un po' preoccupato per il paese che certamente meriterebbe di meglio. Enrico Letta avrà guardato con amarezza questo intervento, ma se lo ha seguito ne avrà tratto anche motivi di soddisfazione perché pur non essendo stato lui un leader poderoso, tant'è che lo hanno sostituito, questo che scalpitava tanto non mi pare che abbia fin qui dimostrato grandi doti. Vedremo nei mesi futuri, votiamo no serenamente ma convintamente, più ancora convinti di quando siamo entrati oggi a Palazzo Madama.